Capezzera, direttore di gara di questa nona edizione dello Slalom dei Trulli. Come procede questa gara e un commento su questa nona edizione? Allora, la gara sta procedendo, almeno fino a questo momento, in una maniera, diciamo, normale, quindi ordinata, e tutto sta procedendo per il meglio. Diciamo che siamo più che soddisfatti di quello che è la partecipazione in questo periodo ancora considerato Covid, quindi avere 83 partenti oggi, dopo alcune domeniche consecutive di gare in tutte le regioni limitrofe, con alcune concomitanze importanti in Sicilia e una gara di CVM, quindi velocità in salita, campionato italiano ad Ascoli, sicuramente siamo soddisfatti di questi numeri. Abbiamo dei grandi campioni in gara, praticamente tutti quelli che negli ultimi 10 anni si sono comunque laureati campioni italiani, quindi i migliori di questa specialità. Abbiamo un parco macchine d'eccellenza, macchine veramente di alto livello, piloti di alto livello, siamo più che soddisfatti. L'Automobile Club Bari può essere soddisfatta di questa grande manifestazione che speriamo da qui a un'oretta e mezza di portare a termine nel migliore dei modi. Ok, siamo in compagnia di Maria Grazia De Renzo, direttore dell'ACI Bari BAT. Come si sta svolgendo questa giornata? Una nona edizione che finalmente, dopo l'anno scorso, torna ad avere anche il pubblico. L'aspettavamo con ansia questa nona edizione, innanzitutto perché è la nona e quindi per l'anno prossimo già stiamo pensando a una decade di questi eventi, e siamo felicissimi perché è la nostra attesa, è la nostra riuscita migliore, e avere il pubblico di nuovo nella nostra gara è qualcosa di veramente emozionante. Luigi Vinaccia. E andiamo anche a premiare il secondo classificato assoluto, non c'è ancora raggiunto, ma c'è il ritiro per delega da parte di Emanuele Schillace. E direi di andare in questo caso a dare la giusta ritmo per il vincitore assoluto. Ok, il primo non c'è? C'è il primo. Ok, aspettiamo un attimo. Giusto, un momentino, anche perché al vincitore la giusta nota di merito. E d'altronde, come in ogni vittoria, c'è la Weird Champions, ed in questo caso la Weird Champions ci sta alla grande, anche perché a bordo della sua Radical SR4 motorizzata Suzuki 1006 portacolori della scuderia TM Racing mette per la prima volta il suo nome del logo d'oro della gara monopolitana, Michele Puglisi. A questo punto non ci resta che cassa permettendo ringraziare tutti per la partecipazione. Ragazzi, un problema tecnico purtroppo. Grazie a tutti, arrivederci e complimenti ai vincitori. Ok, Michele Puglisi, ci racconti le emozioni di questa gara. Sì, intanto buonasera a tutti. È stata una gara abbastanza difficile, combattuta fino alla fine. Ci ha visti vincitori nell'ultima manche, sono contentissimo del risultato. Devo ringraziare il mio team, Paco 74, Gas 39, il cambio PowerShift, i fratelli Miglionico, Pasquale Saverio e mio padre per questa la vittoria. Diciamo che l'abbiamo ottenuta tutti insieme. Ciao ciao, ma rimani la prima. Siamo in compagnia di Francesco Ranieri, presidente dell'ACI Bari BAT. Un commento. Un commento positivissimo, siamo 86 partecipanti, c'è una donna tra il nostro gruppo, tra gli iscritti, è una giornata ovviamente meravigliosa, con un leggero caldo, però sicuramente andrà tutto come previsto, nell'orario previsto. Difatti hanno già fatto la prima partenza per verificare la gara, per il circuito, e niente, siamo felicissimi di avere anche il pubblico quest'anno, che è una novità rispetto all'anno scorso, che purtroppo non poteva esserci. Rispettiamo le regole e le distanze con una certa difficoltà, perché ovviamente c'è anche l'intolleranza vista l'aria aperta e il posto meraviglioso, però
noi ce la mettiamo tutta e siamo bravi nel rispettare sempre le regole.